in questo video, prima di tutto mi scuso per le luci perché sono molto basse. Mi stanno arrivando quelle semiprofessionali, quindi attendete che mi vedrete bene finalmente. E volevo parlare in questo video di questa pillola qua, che c'era Zep. Io avevo girato questo video su questa pillola circa una settimana fa. Non so come mai ho cancellato il video in cui avevo registrato anche su questo, sulla pillola, e ho detto vabbè, tanto non penso mi interessi a nessuno. Invece ieri sul gruppo di Facebook che abbiamo aperto 2 giorni fa con la mia amica Loretta, vi invito ad andarla a vedere, vi lascio il link qua sotto, è veramente bello, sta crescendo, è un gruppo chiuso, quindi siete liberissimi di parlare ciò che volete senza che i vostri amici o parenti leggano. E niente, vi dicevo, ne ho visto nel gruppo che se ne parlava e quindi ho detto vai, che magari interessa, spendo qualche parolina. Questa è una pillola anticoncettiva, sempre appartiene ovviamente al gruppo degli anticoncezionali ormonali, e si può prendere in allattamento, a questa particolarità. Io non vi do dettagli tecnici, diciamo, perché ho paura di sbagliare, primo, e secondo non penso che sarò, voglio insomma stringere, darvi il succo del discorso. Ha dei livelli di ormoni, ha degli ormoni bilanciati diversamente rispetto a un'altra pillola, in modo che si possa prendere durante l'allattamento. Le altre pillole non si possono prendere durante l'allattamento. Questa in teoria si prende dopo 21 giorni dal parto, oppure se si è già avuto il capoparto dalla mestruazione che viene dopo. Insomma, se ho avuto il capoparto, aspetto la prossima mestruazione, posso iniziare a prendere o l'altra, insomma, mentre si allatta si può prendere. Io l'ho presa per un mese, ho dovuto sospendere la scatola quando mancavano 3 confetti ancora, perché ho avuto un'acutizzazione dei sintomi di vene varicose veramente forte. Le vene varicose iniziavano a farmi veramente male, mi sentivo veramente gonfia, insomma, per niente. Io ci ho messo un po' a capire che fosse la pillola. Questi sintomi sono iniziati tipo una settimana dopo, col cenno di poi, pensando, una settimana dopo l'inizio dell'assunzione. E mio marito mi fa, ma non sarà la pillola che ti fa venire questi mal di gambe? Perché la notte non dormivo più, mi svegliavo dal male alle gambe. A parte che già non dormo perché allatto, però dormivo ancora di meno per il male. Mi svegliavo con le gambe veramente pesanti. E chi ha vene varicose sa di cosa parlo, è un dolore fastidioso. Sembra che hai le gambe di piombo. Sta parlando. E l'ho sospesa e ora la situazione sta pian piano migliorando. La mia ginecologa mi aveva assicurato che non avrei avuto problemi di varici con queste, come ho avuto con l'altra pillola, col cerotto. Col cerotto è stato proprio... mi ha fatto peggiorare tantissimo le vene varicose, il cerotto. E questo ci assomiglia parecchio rispetto come risultato che ho avuto riguardante le vene varicose. Sono peggiorate parecchio. Quindi io metto le mani avanti, vi dico subito che non è che perché mi ha fatto male farà male a tutti. Io sono molto predisposta a problemi vascolari di vene varicose, appunto, quindi non è che, non spaventatevi se la state prendendo, se dovete iniziare a prenderla, provate. Provare non fa niente, non fa male a nessuno. E ascoltate il vostro ginecologo, soprattutto non affidatevi ovviamente a ciò che dico io, perché non ho nessun titolo, lo ripeto sempre. Vi parlo solo per esperienza, però ci tenevo a dirlo. E parlando con la mia amica, questa qua sul gruppo su Facebook di questa pillola, lei mi diceva che un'efficacia contraccettiva abbastanza bassa in realtà, perché purtroppo le case farmaceutiche, i dottori diciamo che fanno un po' comunella e ci dicono certe cose un po' mascherate, diciamo, come dire, non vorrei accusare nessuno, non è questa l'intenzione, e vorrei farvi capire di stare attente, di informarvi bene prima di prendere una cosa che non si conosce tanto. Va bene, io vi ringrazio di aver seguito questo video, spero vi sia stato utile, vi aspetto nel gruppo che è veramente bello, vi mando un bacione e al prossimo video.
Ciao! Vi saluto anche lui, lo sentite? Ciao!